Benvenuti a Il Punto dal centro video di Palazzo Cesaroni, trasmissione di approfondimento su temi di politica, attualità e economia con due consiglieri regionali come sempre ospiti. Oggi Thomas De Luca per il Movimento 5 Stelle e per la Lega Valerio Mancini. Con eh, i nostri due interlocutori apriamo subito la pagina dedicata alla politica e all'attualità. Eh, da qualche tempo entro sull'argomento elezioni perché il 2024 è un anno elettorale per l'Italia e, e per l'Europa. È già iniziato eh, il rinnovamento delle regioni. In Sardegna con la vittoria del centro-sinistra, in Abruzzo con la vittoria del centro-destra, tra poco tocca. Al Parlamento europeo e tocca molte importanti città dell'Umbria. A fine anno si rinnova anche l'ente regione Umbria, una delle tante regioni al voto. Insomma, tra un voto e l'altro, il punto politico. E comincerei con eh, Thomas De Luca per chiedere come sta andando questa alleanza, eh, campo largo delle forze di centro-sinistra, come vi ponete in questo frangente delicato. Non campo largo ma campo giusto, eh, crediamo eh, in quel percorso che abbiamo sostanzialmente avviato eh, a gennaio, quello del cosiddetto patto avanti, quindi non un'alleanza eh, basata semplicemente su un cartello elettorale, ma un'alleanza basata su eh, contenuti specifici, su una visione dell'Umbria. Eh, che parte ovviamente dal tema principale che è quello della sanità e della salute, arriva sul tema del lavoro, dell'occupazione, della sostenibilità ambientale e di tutto quello che eh, va eh, fatto e di cui hanno bisogno gli umbri. Quindi eh, su questo eh, voglio essere chiaro, noi abbiamo fatto una scelta di campo in non sviluppare delle alleanze che come è successo altrove fossero esclusivamente finalizzate a fare una somma di voti che in realtà sottrae perché eh, ma su, uh, ad esempio di alcune ambiguità parto da quella che sostanzialmente è i nuovi acquisti del centrodestra su questo già inizio a punzecchiare il mio collega Ovviamente con l'ingresso di Italia Viva eh, in una maggioranza, un ingresso ombra in maggioranza, quindi con l'astenzione sul bilancio, con il voto favorevole sul piano dei rifiuti, con eh, le emozioni eh, che costantemente vengono accolte, i voti favorevoli, sicuramente più voti verso, per il consigliere Fora che eh, per eh, alcuni consiglieri della Lega dell'Alto Tevere, <ride> però di questo eh, da parte della maggioranza, da parte dei suoi colleghi... Però di questo stiamo parlando, noi con Italia Viva abbiamo fatto, ecco, in questo caso, di fronte a questa ambiguità, in sostegno alla destra a Perugia, in sostegno alla destra in Regione, noi non vogliamo avere nulla a che fare. Chiaro, e Mancini, il campo, il campo della Lega invece si è ristretto, si sta allargando o sta mutando? Qual è l'orizzonte? Io intanto approvo le parole del, in questo caso del, eh, del collega De Luca perché penso che il centrodestra abbia bisogno di Renzi. Io ero in quest'Aula eh, con gli striscioni a protestare per la riforma costituzionale voluta da Renzi, quindi il cosiddetto basta Renzi. Quindi noi, eh, io non ho dimenticato quella, quella triste storia politica che ha falcidiato in maniera assurda uh, le istituzioni. Quindi di Renzi Italia Viva e tutti i suoi rappresentanti il centrodestra dovrebbe farne a meno. Poi se eh, al centrodestra serve la sinistra penso che a tanti elettori della, della Lega non stia bene, a me non sta bene e non vorrei che poi alla fine abbiamo davanti una destra fucsia perché in alcuni casi quello che vedo. E di conseguenza io rimango, la Lega deve rimanere originale con le sue posizioni che sono quelle che l'hanno portata in passato da essere eh, diciamo, partito di un territorio delle, della, della nostra Italia a essere oggi, come è successo in Umbria, vera alternativa alla sinistra, perché a tutti quelli che hanno la memoria corta il centrodestra c'era già in Umbria e perdeva sempre e con la Lega invece ha vinto. Quindi non vorrei che eh, quel centrodestra così eh, in qualche modo meno combattivo delle posizioni anche eh, chiare, nette e vorrei dire forti della Lega eh, siano diluite perché poi gli elettori della Lega non, lo, non votano. Quindi abbiamo avuto dei casi significativi a Terni che probabilmente qualcuno ha già dimenticato, casi significativi a Spoleto e ovviamente una regione come la Sardegna che non è proprio stata una passeggiata. Quindi bisogna essere molto chiari, candidati con idee chiare a destra, con linee politiche chiare a destra e ovviamente senza prestare il fianco a una sinistra che poi fa sfuggire alla destra una parte di elettori. Quindi il messaggio è chiaro. E quindi se qualcuno anche del mio partito gli piace Renzi, magari faccio un partito accanto a Renzi. Vediamo i lavori d'aula alle uh, ultime sedute del Consiglio regionale, in particolare eh, l'ultima seduta si è interrotta proprio mentre Thomas De Luca stava presentando una sua mozione sui cambiamenti climatici e sulle emergenze che... Eh, il collega eh, dei 5 Stelle naturalmente sottolinea con un atto: è venuto a mancare il numero legale. Io faccio una piccola premessa: il numero legale manca a volte anche per scelta politica, ma anche perché quel giorno, voglio solo ricordare, c'erano due ministri a Perugia, quindi la presidente Tesei, il presidente Squarta, probabilmente avevano impegni istituzionali, però il numero legale che è venuto a mancare. Ma Mancini c'era in aula. Comincio da De Luca per sapere intanto. Mancini non ha fatto mancare numera e questo va rimarcato. Lui c'era ed è intervenuto. Anzi, siete gli unici intervenuti in questo argomento così importante. Cioè, cosa c'è da fare sui cambiamenti climatici De Luca? Ma io non ho dubbi, infatti, che al prossimo consiglio i colleghi sia del, eh, di maggioranza che i colleghi di minoranza si esprimeranno e ovviamente manifesteranno le proprie valutazioni sulla mozione che ho eh, presentato, che ha per oggetto il contrasto al negazionismo climatico. Credo che è stato sotto gli occhi di tutti. Veniamo dalla Pasqua più calda di sempre, con temperature che eh, hanno sostanzialmente raggiunto quelle di giugno ad aprile. Eh, abbiamo le fasi fenologiche, quindi la fioritura degli alberi, eh, le, gli insetti, basta guardarsi un attimo intorno per vedere cose che sostanzialmente accadevano a maggio che in questo momento sono già eh, presenti a, a marzo. Quello che sta accadendo era semplicemente eh, prevedibile per il 2070, per il 2080 secondo quello che sono sostanzialmente la totalità della comunità scientifica. Il 99,6% della comunità scientifica mondiale dice che i cambiamenti climatici hanno origine antropica e che hanno sostanzialmente una eh, direzione ben chiara. Ecco, in questo quadro noi ci troviamo con chi dice che sostanzialmente invece i cambiamenti climatici derivano dai cicli solari, derivano dalle scie chimiche, dalle nubi. E, che, e questo non fa altro che rallentare quelle che sono le soluzioni che dobbiamo adattare. Non solo per ciò che riguarda fare la nostra piccola parte come Umbria per mitigare i cambiamenti climatici, e che magari a chi invece è stata la parte dei, delle lobby del petrolio, del nucleare, eh, degli ingeneritori, perché ecco. Consigliere Mangini lei era con me anche in piazza a protestare contro il decreto Sblocca Italia di Renzi, le vorrei ricordare. Poi dopo ha, eh, è stato uno dei più grandi fautori del piano dei rifiuti con il nuovo inceneritore. Però su questo credo che noi abbiamo invece il dovere come istituzioni di non dare spazio a chi dice insomma, che la candeggina si può bere, ecco per fare una metafora, ma dobbiamo invece far sì che ci sia una corretta informazione per poi mettere. Anche i cittadini e i decisori politici in condizione di adottare le misure anche per mettere in sicurezza i nostri territori dagli effetti dei cambiamenti climatici, ondate di calore, alluvioni e dissesto idrogeologico. Ecco però spieghiamo in concreto nella mozione che cosa si dice, che deve fare la regione? Cioè un Ma in primo che... luogo, far sì che si faccia educazione, quindi a partire dalle scuole, spiegando qual è la situazione. Quindi eh, che cosa sta accadendo quindi il, il rapido e eh, crescere di fenomeni estremi quindi eh, ripeto alluvioni, ondate di calore, incendi, pandemie che arrivano anche lo vedremo nelle prossime settimane anche da ovviamente malattie tropicali che non erano mai esistite nei nostri territori questo è quello che sostanzialmente noi dobbiamo fare facendo capire anche ai nostri Ragazzi, che è proprio nella nostra responsabilità di eh, chiedere a chi ha causato il problema, ovvero le generazioni eh, precedenti, che non si pongano come eh, diciamo, ostacolo, ma che aiutino il cambiamento per poter immaginare una transizione ecologica che è or ormai ineludibile. Allora, caduto il discorso sul più bello, lei ha detto destra negazionista. Però invece Valerio Mancini in aula c'era ed è anche l'unico consigliere regionale che è intervenuto su questo argomento, quindi ha qualcosa da dire Mancini su questo. Ma, ma io tema. ho sempre qualcosa da dire, probabilmente in questi dibattiti, secondo me, non, al di là delle giustificate presenze istituzionali, io non ho difficoltà a affrontare nessun dibattito politico, anche quando. Eh, eh, diciamo è difficile quando c'è la cosiddetta scienza che ti dice che sei scemo, perché eh, non dicevano che il vaccino funzionava e immunizzava. C'è gente che ha preso il, il Covid tre volte con tre dosi, quindi anche lì la scienza diceva che funzionava, dopodiché adesso vengono fuori i dati. Quella scienza dice che. E lo stesso farmaco non, anzi, non immunizzava, no? lo stesso farmaco preveniva, tutto falso, tutto farlocco, ormai ne abbiamo in studi pieni anche in altri, in altri paesi europei soprattutto perché dove c'è un pochino più di libertà di stampa, noi mi pare che siamo al 74 posto per libertà di informazione e vorrei dire anche di informazione perché poi il mainstream racconta quello che deve eh, raccontare per osservare eh, pedessicamente ciò che il potere del momento stabilisce. Ma ci sono dei uomini con la schiena dritta e giusto per sgomberare eh, per i telespettatori ogni eh, eh, come si dice, appartenenza politica, eh, Romano Prodi ha, ha dei fratelli, tra cui Franco Prodi, che è, stato un, che è uno scienziato a tutti gli effetti, lo facciamo vedere qua, gli articoli ne abbiamo in abbondanza. Fratello di Romano Prodi. Fratello di Romano Prodi, che ovviamente, essendo una famiglia di studiosi, qui dice eh, testualmente, sono stato professore ordinario di fisica dell'atmosfera all'Università di Ferrara dal 1987 al 2010 e sono un libro docente di meteorologia titolo conseguito quando questo ancora esisteva, quindi oggi... Sappiamo che questo titolo di studio è stato abolito dalla, dalle lauree nel 1971, quindi pensiamo quanti siamo stati lungimiranti. Si pensava che il clima fosse un'emergenza, noi abbiamo tolto la facoltà di meteorologia in tutta Italia. Allora, eh, e questo dice a un certo punto, evidenziando come la materia di sua competenza sia virgoletta la base della meteorologia con i relativi rischi, alluvioni, frane, precipitazioni distruttive. siccità, quello che dice. Thomas De Luca e le sue applicazioni nelle diverse attività economiche, come sia coinvolta nella diffusione di epidemie per aerosol, cioè per un concetto. Ma dice soprattutto, ora, nonostante le divergenze e le incomprensioni, può tornare a carica, perché dice Virgolette: la situazione ha raggiunto un livello inaudito di gravità anche europeo e mondiale sul tema dei cambiamenti climatici. Con la serie delle Coppe siamo arrivati alla ventottesima edizione e dell'IPCC e l'affermazione del 98% responsabilità antropica del cambiamento eh, globale, quello che diceva. A un certo punto eh, continua il pesto, la faccio veloce per motivi di tempo. Dice che questo non è vero. Lo dice insieme a altri autorevoli eh, esponenti. Quindi se poi fosse così eh, che è tutto da dimostrare, allora bisognerebbe spengere e dire pubblicamente alla. Alla televisione che non è certo l'Umbria col suo piccolo eh, abitato, circa un milione di persone. Ma bisognerebbe spengere l'India e la Cina, dove hanno raddoppiato le centrali a carbone, dove di quello che facciamo noi frega nulla. Quindi, come cerchiamo per intenderci, spengere la sigaretta in casa mia e a casa sua eh, lei dà fuoco a tutta la plastica che ha eh, da anni, quindi eh, l'effetto sarebbe totalmente ininfluente. Quindi ci sono loro, questi scienziati, che non sono poi, eh, come succedeva per, per altre questioni sanitarie, non sono scienziati privi di titoli di studio e dicono a un certo punto che eh, uno dei motori responsabili di questo cambiamento è sicuramente eh, l'attività solare. Ora, su questo chiaramente possiamo dire ben poco, ma eh, diciamo, responsabilizzare in modo assurdo fino a far chiudere le aziende a immaginare una transizione ecologica obbligatoria, decisa in Europa da uomini che vanno ad Davos con circa mille aerei, jet privati, eh, personali e poi dicono di chiudere nel garage la panda di mio suocero, eh, beh, onestamente da questi signori non accettiamo prediche. Quindi prima di punire imprese, aziende, comparti produttivi, questi signori proprietari di beni... In, Enormi yacht, aerei privati e ogni cosa dovrebbero dire che la panda dei nostri nonni, dei nostri zio, la nostra inquina. Ecco allora facciamo una cosa: andassero col treno la prossima volta a Bruxelles. L'altra questione che eh, bisogna evidenziare è quello che dice il comparto, quello che dice Vincenzo Pizzarelli, che è presidente di Confindustria Umbria, articoli riportati costantemente nella Corriere dell'Umbria e non solo nei giornali anche nazionali, tutto Confindustria dice il Green Deal, cioè la conversione al motore elettrico ha dei costi occupazionali enormi, però oggi ci devono spiegare come mai tante case automobilistiche stanno tornando indietro, cioè al termico. Perché è diventato un assist, innanzitutto assurdo, all'economia cinese, perché sono i principali produttori di pannelli solari e di batterie. Ma i costi ambientali di produzione delle batterie, che sono a carico dell'Africa, dove vengono schiavizzati i bambini, va bene, ne sono pieni di filmati le associazioni cattoliche e di promozione dei diritti umani che dimostrano queste denunce, come se ovviamente noi fossimo, e noi non vediamo. E se non vogliamo vedere, non vediamo. In più tutto quello che è collegato allo smaltimento di questi prodotti. Quindi andare verso nuove tecnologie è un dovere, ma dobbiamo farlo con i passi di sostenibilità e soprattutto riequilibrare un sviluppo economico che non è assolutamente imputabile come inquinamento all'Umbria, all'Italia e penso neanche all'Europa nel suo insieme. Quindi questo è il messaggio. Stiamo trasformando l'idea dell'ambiente, chiudo, in una religione, come è successo in altri... Party, per poi accorgerci che avevamo completamente sbagliato. Beh, insomma, Mancini è uno che eh, si espone e, e anche ad, ad ampio raggio e abbiamo sentito due eh, visioni, diciamo così, diverse. Ma ah, la cosa, no, poi scusa, eh, ti, prendi tutti i minuti. 30 secondi no, no, ma anche in più. 40. Certo, ma certo. io mi permetto di dire, cioè, com quanta, quanta, come sono stati trattati dai media chi come me dissentiva. E quindi chi dissente oggi viene marginato, è capitato sulla, sulla, durante il Covid e, e, e sta funzionando con i scienziati, con, le, con il eh, Green Deal. Cioè chi dissente è scemo, perché è quello che viene, viene praticamente raccontato in televisione quindi io dissento e so di avere ragione come lo l'ho aggiunta già ma voglio sentire l'altra campana <ride> no, ecco, in Russia per esempio chi dissente fa altri fini ma, eh, diciamo no non, infatti Giuliana Assange altre, Giuliana altre, Assange invece non rischiava nulla fine, eh? Giuliana, ma anche, Assange, ma anche Giuliana Assange, Assange, Assange. Ma infatti Giuliana la, Assange invece partiamo, non ne parla io nessuno io penso eh? che la, do domanda solo è, de, ma la domanda è la domanda che si dovrebbe rosse. porre è se invece siamo dalla foto, lei che difende adesso ovviamente adesso posso parlare ecco Parliamo qua che magari no, voi, no, no, ecco. voi Novax insomma eh, non no, volete Novax. farle discutere scudere prepariamoci però, con il metto, ecco. però partite no magari ecco lei ha partite detto che vuole dichiarare lei consigliere Mancini ha detto che vuole dichiarare sostanzialmente la guerra alla Cina e l'India no ho detto per... spengiamoli non magari la sarà la prossima la, la prossima la guerra la dichiara nessuno non la dichiariamo però, ecco, beh, no, però la, ho detto spengiamo le economie la Lega ha votato a favore e continua a votare a favore dell'invio delle armi in Ucraina mi sembra a differenza del mio però andiamo no, oltre Su, no, lei no, difende no, no, il no, diritto no. invece difende i jet di Confindustria il Il vorrei, chiederle, vorrei chiederle se Confindustria che lei difende invece si getto muove se va con la panda a metano invece di, eh, di mio zio ma penso che invece vada con i SUV quindi su questo abbiamo allora per quanto riguarda a Franco, Franco Prodi io a Davos non ci sono mai andato però le posso dire questo che su 90.000 studi non no in 90 aerei, mila ci studi, salgono altri ci salgono altri 90 mila, nel, a Davos abbiamo 90.000 studi che dicono che i cambiamenti climatici derivano dall'attività umana e poi abbiamo Franco Prodi. Quindi immagini una città grande più o meno come Perugia, con tutti diciamo, gli scienziati che dicono che il, eh, eh, diciamo, i cambiamenti climatici derivano dal, eh, dall'attività umana e il resto no. Ma il problema non è tanto quello che lei dice. In merito e proprio sul sillogismo con i vaccini, cioè non è tanto il problema su quello che lei dice che posso funzionato. anche condividere hanno sulle lobby. I vaccini hanno funzionato e come questo, la scienza non è democratica <ride> su questo fronte. È infatti, andando a vedere andiamo a vedere quello che è la conseguenza degli cambiamenti climatici. Una Voi video. con la vostra politica nera state bloccando gli adeguamenti a livello idrogeologico sul tescio gli adeguamenti a livello diciamo di dissesto idrogeologico sui nostri eh, fiumi state imponendo una mancanza di manutenzione dei nostri corsi d'acqua che salva vite in situazioni di estreme state cementificando tutta l'Umbria e lo state facendo quindi abbattendo sostanzialmente quello che invece è la mitigazione delle ondate di calore. Gli studi ci dicono in questo momento, e questi sono dati incontrovertibili, che Terni è la città italiana più a rischio per ondate di calore, che Perugia è fra le città in Italia con più criticità per quanto riguarda la prezza estiva, ma di che vogliamo parlare? Voi state bloccando non... Il problema non è l'analisi, il problema sono le soluzioni. Voi bloccate quelle che sono ha le votato, misure per salvare le quale? vite, appunto. votato le, Sale le, costruendo un nuovo inceneritore. Permettete, votato, permettete, terra, permettete, permettete mm. di riempire tutti i pascoli e i sentieri di motori perché questo è il problema. Poi, ovviamente, i motori prendono lo spazio eh, invece delle. Eh, delle nostre mucche e degli allevatori che volevate sostanzialmente costringere a non fare più pascolo sui nostri monti, io lo ricordo. Allora, come... no, no, cioè lui di, lui, eh, su questo aspetto, il consiglio di Tomasul, che è simpatico, perché riesce a rovesciare la frittata. Allora, intanto, facciamo vedere eh, la verità di oggi: eh, Europa, la procura dell'Europea su eh, von der Leyen. E ovviamente Pfizer, quindi tanto per ricordare che la scienza poi, dopo ce le procure, che è un'altra cosa. E poi spero che presto ah, le procure a procura e a poi ragazzi, no, no, poi, poi ci pe voi. penso così diamo anche questa notizia perché magari non tutti guardano Rai 3 report bellissima che approfitto anche da questa, dato che l'ho fatta la stessa interrogazione, poi arrivo al clima all'assessore Coletto. Eh, la nota tra missione di report di Rai 3 ha dimostrato recentemente che abbiamo sprecato 12 milioni di vaccini comprati in eccesso a 18 dollari, mi pare, a dose, quindi fate i conti... Sì, sì, no, eh certo, mica, mica lo comprate io, con me non le compravano, cioè, io non le lo comprate. 12 milioni di vaccini, no? Dosi, non vuol dire quindi, che i vaccini... Sì, non ma certo, ovviamente. perché sei dosi per uno con ovviamente il gadget finale in omaggio, però questa cosa qua... E ancora, nelle procure non è arrivata la Corte dei Conti, cioè perché devo comprare come se in questo televisore noi abbiamo delle telecamere, compriamo 18 telecamere quando in realtà ne servono due. E beh, la nostra magistratura contabile dice: ma voi sprecate beni strumentali, giustamente, della, eh, della nostra regione. Beh, le procure della Corte dei Conti ancora in Italia non si sono accorti di questo piccolo danno, era reale che. Ovviamente non l'abbiamo comprato noi come Regione, eh? l'ha comprato il governo attraverso... Ma siamo insieme. Ma volendo anche domani. Ma io il problema è che in aula l'ho detto 4-5 volte, Questo... adesso in televisione sarà la sesta, ma Report lo fa un anno e mezzo dopo, quindi noi più o meno in Umbria 8 milioni, immaginate quanti in Italia. Quindi io ho fatto stimato insomma, 250 milioni di soldi pubblici eh, ovviamente sprecati. Eh, questo quindi è la cosiddetta scienza. Quindi la scienza, poi grazie a Dio ci sono le magistrature. Tornando al tema, io non ho detto la guerra, io la guerra non la voglio, non l'ho sempre detto, ma siete testimoni nella mia pagina Facebook, che anzi chi ha votato l'invio di armi mentre noi stavamo discutendo per i temi dei nostri agricoltori, che poi un anno dopo sono, grazie a Dio, venuti a protestare, dicevo che invece di dare 700 milioni in armi la notte quando... Gli italiani dormivano quindi con una, per me una grande vergogna politica, perché se tu fai una scelta non voti eh, a, di notte, voti alle due del pomeriggio, possibilmente anche alle nove, in modo che i cittadini lo sappiano. Quindi il mio auspicio, sempre detto e qui ribadisco, che chi ha votato le armi se le compra, le consegna e dato che crede che quella è una cosa giusta, bombardare case di qua e di là, ci rimane al fronte. Questo è quello che deve fare. Perché le guerre portano sempre lutti, madri, bambini, genitori, figli. Ora, che nel 2025 eh, dobbiamo perseguire l'ambiente, benissimo, non penso che i cannoni si vadano a energia solare: le bombe fanno danni e soprattutto migliaia di morti. E che non è una questione: abbiamo avuto recentemente le festività pasquali, è, è all'antitesi di quello che vuole, perlomeno per me, quello che ci ha insegnato il buon Dio. Quindi, le armi, questi signori che continuano a comprarsele e a farci spendere soldi, le devono pagare con i loro soldi e possibilmente andare al fronte e rimanerci. Questo è quello che servirebbe. Le guerre finirebbero in due minuti. Allora, siccome tornando al tema ambientale, non ho detto io di fare cioè, c'è un equilibrio. Se l'Umbria. O l'Italia inquina con lo 0,001% della CO2 prodotta e altri inquinano per il 10 e il 20%. Ma chi ci menta? Vorrei... Ma, ma, questa, ma lei confonde Terni, la lei, come lei immagina, lo so, la certo, sua ma, per ma per io, per ma 10, io a, a Terni, io a guardi, a ci per sto, lei dipinge in Umbria una città che sembra che la gente esca di i Umbra, usciamo, ma la più alta, livello... Ascolti, allora facciamo una cosa, telespettatori se avete in mente di andare a Terni, portatemi la maschera. Antigas e possibilmente lo scafandro. Grazie Perché? a voi. Perché a terra non si respira. Grazie a voi. Quindi, ma invece prima respiravano ma assolutamente. Lei, lei, ha, anche vo adesso che lei ha votato. E adesso lei ha, ha messo l'emendamento sul piano della qualità dell'aria. Certo, attuato. No. voi non state attuando ah, gli stimi oncologici neanche nell'Alto Tevere. Lo vorrei ricordare. Non è vero. Ecco. Assolutamente in alto sì. tevere li stiamo no, attuando. Assolutamente cioè, no. Gar... C'è su... certo. eh, certo. il comitato se... scientifico che è costituito? Il comitato scientifico è a I vaccini no, e invece il calcinoma, il calcinoma lo stoma così. Cioè, ma di che parliamo? Ma, che ma che lei la scienza, vero? bisogna che c'è una, una razio in quello che dice, una ah, logica. No. Eh, quindi infatti, il comitato infatti, scientifico infatti, ancora non ha attuato gli screening oncologici. Sul carcinoma classico nell'Alto Tevere e tanto meno nella Conca Ternana E quindi, se lei oltretutto mi rivendica come un risultato che nella Conca Ternana non avete attuato gli screening Io che erano previsti nel che... piano della qualità dell'aria, no. ma di che vogliamo parlare? La della qualità dell'aria non avete fatto, è certo che l'ho votato. L'ho votato con gli emendamenti che sono stati eh, che, eh, posti e che non avete attuato e che attueremo noi. Non state ma, tranquilli. Scuilla, allora... La prossima legislatura Mancia... li attueremo. No, allora, eh, cari spettatori eh, eh. finito? Sono la campanella, io... Allora, fatto i, 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 domande, gli emendamenti ragazzi. di Thomas De Luca li ha votati lui, cioè, quindi, eh, da solo, e la no, maggioranza... No, no, che ne so, non so. Quindi hai comandato tu in, in commissione gli emendamenti. Lo screening oncologico Forse è stato, poi, stato eh, voluto so. da questa commissione dal sottoscritto, perché è stato voluto, dopo i tempi, lo sa benissimo, non è che uno sta lì a fare... Cinque anni, eh. cinque no, anni. non cinque anni. 5 anni. Il piano della Quadratura dell La prima interrogazione è... che ho fatto all'assessore ah, eh, Coletto eh, se, cinque se, anni se. fa è già cioè lei pensa all'interrogazione. Ma certo, perché voi non fate il vostro dovere, ve lo dobbiamo eh. imporre eh. con gli emendamenti. Il mio eh. dovere eh. l'abbiamo fatto. Eh. No, assolutamente. Il piano della no. è approvato. Perché se no cinque anni fa il tumore gastrico che io ho votato il suo con screening al tumore gastrico non ancora attuato Va e da al defra 2020 firma Mancini no chiudiamo Ehi, Fora no. Beh. Fora e Thomas De Luca uguale a Bettarelli come i soldi siete uguali siete clonati eh, con invece, la stampa quindi. Mancini più te sei uguale eh, Renzi. Eh, sì. ecco, Beh, Renzi la chiudo qui la prossima volta li richiamo entrambi perché mi pare no, che siamo appena all'inizio cioè, e quindi <ride> e quindi anche okay. la prossima puntata e in aula sarà ancora più divertente benissimo grazie a tutti siamo fuori tempo massimo e alla prossima puntata arrivederci